Buon pomeriggio, dopo d'ambra, benvenuti a questo quinto appuntamento del match preview-review, dove andiamo ad analizzare la dodicesima giornata delle 10 partite dove le squadre italiane arrivano da una stagione di Coppa Europea con 6 vittorie su 7. L'unico che non ha vinto è stata la Juve Aldalus contro il Benfica. Ma partiamo dal primo match del sabato e della dodicesima giornata, ovvero il match della capolista Napoli, che dopo la vittoria in Champions League 3-0 contro i Rangers, facendo riposare a molti titolari, tra cui Kvaratskhelia e Osimhen, ritorna in campionato per la squadra partenopea, che cerca la sua 13ª vittoria tra campionato e coppa. Incontra Sassuolo, che arriva dalla vittoria rimonta, perde 1 al Mapei contro Verona. Gli ultimi precedenti al Maradona nella scorsa stagione, vittoria tennistica del Napoli 6-1 alla 35ª giornata, mentre l'unica vittoria neroverde in terra campana è arrivata nel campionato 2020-21, quello delle porte chiuse, quando vinse 0-2 grazie al gol di Locatelli e Maxi Lopez. Nel totale ci sono stati 6 precedenti al Maradona. In totale ci sono stati 9 precedenti al Maradona, con 6 vittorie del Napoli, 2 pari e una vittoria del Sassuolo. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove il Napoli si schiera con il solito 4-3-3, con in porta Meret, in difesa Marului, Juan Jesus, Kim e Di Lorenzo. A centrocampo Lobotka, Zielinski, il ritorno di Zabaglia, in attacco Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Mentre il Sassuolo di Dionisio è ancora con fuori Berardi, che si è allenato ma a parte, si schiera con un modulo speculare con in porta Consigli, in difesa Kyriakopoulos, Ferrari e Erlich Tolian. A centrocampo Tolsvet, Maxi Lopez, Pratesi, in attacco Traoré, Pinamonti e Lorientè. Passiamo ora al match delle 18, quello del Via del Mare, dove la squadra di Baroni arriva dalla sconfitta 0-2 col Dall'Ara contro il Bologna e arriva da 4 vittorie senza, da 4 partite senza vittorie, 2 pari e 2 sconfitte, e si trova più 2 sulla terz'ultima, ovvero la Sampdoria, mentre la squadra bianconera arriva dalla sconfitta per cedere eliminazioni in Champions League contro il Benfica, ma in campionato arriva da 2 vittorie consecutive e si trova a meno 5 dal quarto posto, occupato dall'Atalanta e dalla Lazio. Ultimo precedente a queste due squadre Via del Mare risale al campionato 2019-20, dove il match finì 1-1 al gol di Dybala rispose Mancoso, mentre l'ultima vittoria bianconera risale al campionato 11-12, quello del primo scudetto, grazie alla vittoria di misura col gol di Matri, mentre l'ultima vittoria salentina è nel campionato precedente, quando finì 2-0 per i leccesi. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove Lecce si schiera con un 4-3, in porta Falcone, difesa Pezzella, Mtidi, Baschi, Rotto, Pongracic. Centrocampo Askisen, Yulman e Juan Gonzalez, in attacco Banda, Sissé e Strefrezza, mentre la Juve si schiera con un 3-5-2 con in porta Szczęsny, in difesa Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado, McKennie, Locatelli e Rabiot Kostic, in appoggio 2 punte che sono Ken e Milik con Vlahovic a riposo precauzionale, visto che ne è uscito malconcio nel match contro il Benfica in Champions. Passiamo ora all'ultimo match del sabato, ovvero Inter-Sampdoria, dove si vede per la prima volta l'avversario a San Siro contro l'Inter per Dejan Stankovic, che con la squadra nerazzurra e centrocampista ha vinto tutto, tra cui lo storico triplete della stagione 2009-10. Ma ritornando al match, l'Inter arriva dalla vittoria per 4-0 contro il Pisa e gli è valso il passaggio del turno agli ottavi di Champions League come seconda classificata nel suo gruppo, ed è anche ritrovato anche a Lukaku, mentre molto probabilmente Brozovic recupererà con la partita col Bayern Monaco o al massimo contro la Juve della prossima settimana, mentre il campionato arriva da 3 vittorie consecutive. Mentre la squadra blucerchiata arriva dalla prima vittoria in questo campionato, allo Zini contro il Cremonese per 0-1, col gol di Omar Colley, e si trova a meno 2 dal quart'ultimo posto. L'anno scorso invece da queste due squadre si giocò all'ultima giornata, dove vinse l'Inter per 3-0, ma questo non bastò per vincere lo scudetto, visto che venne vinto dal Milan. Mentre l'ultima vittoria blucerchiata in terra nerazzurri sarà il campionato 2016-17, dove vinse e rimonta la squadra blucerchiata per 1-2 alla 30ª giornata, dove il match fu deciso da Quagliarella al 95esimo minuto, da dischetto. E in panca per l'Inter c'era Stefano Pioli. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove l'Inter si schiera con col classico 3-5-2, con in porta ormai Onana, in difesa Bastoni, De Vrij, Skriniar. A centrocampo Gosens, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, in attacco Dzeko Lautaro. Dovrebbe riposare ancora Lukaku, che però dovrebbe mettere minuti nelle gambe. La Sampdoria si schiera col classico 4-2-3-1, da quando Stankovic in panca, con in porta Auder, in difesa Augello, Colli, Ferrari, Berezinski. Vigliar in rincontro davanti alla difesa, poi Djuric, Csabire, Gabbiadini, poi l'unica punta che è Ciccio Caputo. Passiamo al lunch match della domenica, ovvero Empoli-Atalanta, dove si gioca al Castellani, dove l'Empoli arriva dalla sconfitta per 4-0 allo Stadium contro la Juve e si trova a 11 punti, a più 5 sulla zona salvezza, mentre la Dea arriva dalla prima sconfitta in questa stagione, 0-2 con la Lazio, e dove la squadra di
Gasperini si trova al terzo posto proprio con i biancocelesti, a meno 5 dalla capolista Napoli. L'anno scorso venne giocato a Castellani, venne giocata l'ottava giornata e venne vinta l'Atalanta per 4-1 grazie alla doppietta di Josip Ilicic, mentre l'ultima vittoria dei Toscani arriva dalla stagione 2018-19, alla tredicesima giornata, dove vinse 3-2 col gol decisivo di Mattia Silvestri al 92esimo minuto. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove l'Empoli si schiera con un 4-3-1-2, in porta Vicari, difesa Parisi, Luperto, De Winter, Stojanovic, Mandinelli, Marineas, poi Bairam in appoggio di due punte che sono Destro e Lammers, mentre l'Atalanta si schiera con un 3-4-2-1, in porta Musso in difesa, che però in ballottaggio con Sportiello, in difesa Gimsiti, Demiral, Okoli, in centrocampo Soppi, Koopmeiners, Pasa e Chetebul, Lukman e Ederson in appoggio di una punta che è Duvan Zapata. Passiamo ora a uno dei due match delle 15, ovvero Cremonese-Udinese. Unica squadrina a non aver ancora vinto in questa stagione, e perciò all'ultimo posto con solo 4 punti, frutto di 4 pari e 7 sconfitte. E la sconfitta in casa contro la Samp. E la panchina del Vini è molto a rischio, soprattutto se non dovesse fare bottino. Risultato contro l'Udinese, che la squadra friulana arriva da due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma si trova a 21 punti al sesto posto insieme all'Inter. Dopo aver inallenato all'inizio campionato 9 partite senza sconfitte ed aver battuto Inter, Roma e Fiorentina. L'ultimo match giocato allo Zini è del 1994-95, il match finì 2-2. E ai due precedenti, anche questi finirono in parità 1-1 nel 93 e nell'89 2-2. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove il Cremonese si schiera con un 3-5-2, in porta ancora Carne e Secchi, in difesa Locoswili, Bianchetti, Aivù, al centrocampo Valeri, Picca, Ascasibar, Mete, Sernica, a due punte che sono Dessers e Okereke. Modulo speculare per l'Udinese che trova in porta Silvestri, in difesa Ebosele, Bailo e Newell Perez. Al centrocampo Udogie, Makengo, Wallace, Samardzic e Pereira, e a due punte che sono i soliti Beto e Tellofeu. Passiamo ora all'altro match delle 15, ovvero Spezia-Fiorentina, dove le due squadre sono distanziate di un punto, dove la squadra italiana è a 10, mentre la squadra di Gotti si trova a 9. La Spezia arriva dalla sconfitta di misura 1-0 alla Recce con la Salernitana e non vince da 4 turni, un pari e 3 sconfitte, mentre la Fiorentina arriva dalla qualificazione in Conference dopo aver battuto i rimonti turchi del Başakşehir per 2-1, grazie a doppietta di Luka Jovic, ma in campionato arriva dalla sconfitta al photo finish 3-4 contro l'Inter. L'anno scorso il match giocato al picco al 25esima giornata venne vinto dalla Fiorentina per 1-2, dove il gol decisivo Gigliato fu siglato all'89esimo da Ambalabat, mentre l'altro precedente del campionato finì in parità 2-2. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove lo Spezia si schiera con un 3-5-2 in porta l'ex Drongoski in difesa Nicolao, Kivior, Ampadu. E a centrocampo Reza, Gudelo, Burabia, Ekdal e Holm in appoggio di due punte che sono Nzola e Jasi. Fiorentina con un 4-3 in porta Terracciano, in difesa Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti. A centrocampo Baracca, Balabat, Bonaventura, in attacco Kwame, Jovic e Ikone. Passiamo ora al match delle 18, Lazio-Salernitana all'Olimpico, dove la Lazio che si trova al terzo posto a 24 punti, insieme all'Atalanta, battuta nello scorso turno di campionato per 0-2. Nel striscio di risultati positivi in Serie A ha ben 7 partite, con 6 vittorie e un pari, e non subisce gol in Serie A da 500 minuti. Mentre in Europa League arriva dalla vittoria contro il Midtjylland per 2-1 rimonta ed è un punto della qualificazione al turno successivo. Mentre la Sampdoria si trova a 13 punti ed arriva dalla vittoria alla Reki nel giorno dell'addio del calcio di Liberi per 1-0 col gol di Pasquale Mazzocchi. L'anno scorso il match giocato all'Olimpico venne vinto dalla squadra biancoceleste, sempre all'undicesima giornata. Vinse 3-0 con i gol di Immobile, Pedro e Luis Alberto, mentre l'anno precedente è stato 1999, dove la Lazio vinse con un robante e tennistico 6-1. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove la Lazio si schiera con il suo classico 4-3 in porta Provedel, in difesa Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari, a centrocampo Luis Alberto, Vecino, Milinkovic, Pedro Zaccagni in appoggio del falso 9 che è Felipe Anderson, mentre la Salernitana si schiera con un 3-5-2 in porta Sepe, in difesa Fazio, Danilo, Gomber, a centrocampo Mazzocchi, Vilegna, Radovanec, Koulibaly, Kadreva in appoggio di due punte che sono Buledia e Krzysztof Piątek. Passiamo ora all'ultimo match, quello della domenica, ovvero Torino-Milan, dove si gioca all'Olimpico Grande Torino, dove si affrontano le due squadre dopo aver battuto in campionato l'Udinese, dove la squadra granata è arrivata a due vittorie tra campionato e Coppa Italia. Da una scorsa giornata ha battuto proprio la Dacia Arena l'Udinese per 1-2 e si trova al decimo posto con 13 punti, mentre Milan arriva da 4 vittorie in campionato, tra cui l'ultima 4-1 col Monza, e si trova al secondo posto con 26 punti, a meno 3 dalla capolista Napoli. Mentre martedì scorso in Champions League ha vinto con la Dinamo Zagabria 4-1
con un netto 0-4, dove però mercoledì prossimo avrà il match decisivo per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo, dove potrebbe bastare, gli basterà un punto per passare. L'anno scorso il match giocato a Torino venne giocato alla 32esima giornata. Il match terminò 0-0, dove fu l'ultimo pari per la squadra di Pioli, dove poi ottenne solo vittoria per la vittoria finale dello scudetto. Nella stagione prima ci fu roboante vittoria 0-7 del Milan alla penultima giornata con la tripletta di Ante Rebic, alla terza ultima giornata con la tripletta e unica di Ante Rebic, mentre la vittoria a Granata ci fu nell'anno prima, 2019-20, quando in panchina c'era ancora Giampaolo e dove il Torino rimonta vinse 2-1 in 4 minuti grazie alla doppietta del Gallo Belotti. Andiamo a leggere probabili formazioni, dove il Torino si schiera con un 3-4-2-1 in porta Milinkovic-Savic, in difesa Riccardo Rodriguez, Schultz, Buongiorno, a centrocampo Lazaro, Ricci, Lukic e Vojvoda. In appoggio all'unica punta che è l'ex Pellegrini, ci sono Vlasic e Miranchuk, mentre il Milan si schiera con un classico 4-2-3-1 in porta Tatarugiano, in difesa Tomori, Kier, Tornando Tomori, Kier, Kalulu, centrocampo Tonali, Benasser, Leao, De Ketelaere, che però è in ballottaggio con Diaz e Messias, in appoggio all'unica punta che è Giroud, che però è in ballottaggio con Divock Origi. Passiamo ora al doppio Monday Night, al doppio posticipo del lunedì. Partiamo da Verona-Roma, dove si gioca il Bentegodi alle 18:30, dove la squadra di Bocchetti arriva da due sconfitte consecutive per 2-1, anche se ha espresso un buon calcio, e si trova al penultimo posto con solo 5 punti, mentre la squadra di Mourinho arriva dalla sconfitta di misura contro il Napoli. In campionato si trova al quinto posto a 22 punti, a meno 2 dalla zona Champions, mentre arriva in Europa League dalla vittoria per 1-2 contro l'Helsinki, e dai 3 punti al passaggio di turno ai playoff dell'Europa League. Vi basterà vincere contro Lugo Dogorez all'Olimpico tra 6 giorni. L'anno scorso il match giocato al Bentegodi venne giocato alla quarta giornata, dove il Verona, con il debutto sulla panchina venorese di Igor Tudor, batté la Roma per 3-2 in rimonta, dove ci fu il gol decisivo di Faraoni al 63esimo minuto, mentre l'ultima vittoria giallorossa è del campionato 2019-20, dove i giallorossi si imposero per 1-3. Andiamo a leggere le probabili formazioni, dove il Verona si schiera con un 3-4-1-2 in porta Monti, poi in difesa Ceccherini, Gunter Ilen, De Paoli, Miguel Veloso, Tamese, Faraoni, Verdi in appoggio ai 2 punti che sono Henry e Callon, mentre la Roma si schiera con un modulo quasi speculare, ovvero 3-4-2-1 in porta Rui Patricio, in difesa Ibañez, Molin e Mancini, Spinazzola a centrocampo, Spinazzola, Camara, Cristante Caso, Pellegrini e Zanioni, in appoggio all'unica punta che è Tammy Abraham. Ora passiamo all'ultimo match, Monza-Bologna, dove però si parla per un grave fatto di cronaca e non per quello successo in campo o quello che succederà. Grave fatto di cronaca successo ieri ad Assago, in provincia di Milano, dove in un supermercato un uomo ha accoltellato 6 persone, di cui uno è morto, mentre uno dei 5 feriti è stato il difensore del Monza, Pablo Marì, dove è stato ricoverato e portato in ospedale, dove però comunque il giocatore è fuori pericolo, ma dovrà stare fuori dai campi di gioco per oltre 2 mesi per la riabilitazione. E l'amministratore delegato del club Brianzolo, Adriano Galliani, ha chiesto il rinvio del match alla Lega Calcio, dove la squadra Brianzola è sotto shock per quello successo al difensore ex Udinese e Arsenal. Perciò, per rispetto per Pablo Marì e per tutto quello che è successo, niente preview sul match del Monday Night, che forse molto probabilmente potrebbe essere inviato, anche perché comunque né Monza né Bologna hanno partite in coppa, perciò si troverebbe subito una data per giocare subito il match. Questo è tutto, grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di avvisi, restate sempre aggiornati, iscrivetevi al canale, commentate e arrivederci ad un prossimo video.